Salve, continuano le buone pratiche al Comune di Acerra. Ebbene, con i TIA, che sono le intese territoriali di inclusione attiva messe in campo dal Comune di Acerra insieme alla Regione Campania ed un consorzio, danno la possibilità ai giovani di partecipare a dei corsi di operatori del servizio bar, autoimprenditorialità, EIPAS Basic, livello B1 di inglese, ed ancora altri servizi per tirocini di inclusione sociale e per persone in disabilità. L'amministrazione comunale continua a puntare sui giovani, perché siamo convinti che attraverso di loro ci aggancieremo a nuovi traguardi, quei traguardi che solo loro con la loro forza ci possono far raggiungere, senza dimenticare le persone più adulte che hanno bisogno di lavorare. Una sezione di questo bando è dedicata anche alle persone che hanno più di 50 anni e sono rimaste senza lavoro e senza prospettive. Chiaramente c'è bisogno di requisiti che impone la legge, sono requisiti anche abbastanza stringenti, basta collegarsi al sito del comune che esce in sovraimpressione o recarsi all'ufficio dell'ambito del comune. Si tratta di un progetto che ricomprende appunto questa formazione che è fatta sia per persone svantaggiate che per giovani che aiutano all'imprenditoria, all'inserimento nel mondo del lavoro. È previsto anche un rimborso spesa. Basta andare all'ufficio dell'ambito del Comune di Acerra o sul sito, scaricare i moduli e presentare la domanda.